Bentornati a Mangiamo di Stagione, siamo Stefano e Riccardo di Gnambox e questa è la nostra cucina, dove amiamo accogliere tantissimi ospiti che invitiamo a cucinare una ricetta che li possa rappresentare. Uniti dalla passione per la cucina, portiamo avanti un'idea per noi importantissima, la stagionalità degli ingredienti. Continuate a seguirci per conoscere la frutta e la verdura di stagione e imparare tante ricette che potrete rifare anche a casa. La ricetta di oggi è una valida alternativa all'insalata di fagiolini. Questa pianta leguminacea, che si raccoglie tra marzo e settembre, è comunemente conosciuta anche come cornetti, tegolini o mangiatutto. Si tratta di fagioli raccolti prematuramente, i cui semi sono rimasti allo stato embrionale. Si accosta molto bene con il sapore dell'aglio e noi oggi ci aggiungiamo anche la freschezza del basilico. Ecco gli ingredienti: patate, fagiolini, foglie di basilico, pinoli, aglio fresco, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Mettiamo a bollire una pentola con dell'acqua e aggiungiamo sale grosso. Sbucciamo le patate. Tagliamole quindi a cubetti di medie dimensioni. Puliamo i fagiolini tagliandone le estremità a mano con l'aiuto di un coltello. Cuociamo le verdure nell'acqua bollente per 8-10 minuti. Se siete a dieta, con i fagiolini potete stare tranquilli. Sono una verdura a basso contenuto calorico ed elevato potere saziante. Sono ricchi di fibre e di vitamine A e C. L'unica accortezza che dovete avere è di non consumarli da crudi, perché contengono una sostanza che li rende poco digeribili, che viene resa inattiva dopo la cottura. Quando le verdure sono tenere ma ancora al dente, scoliamole e lasciamole raffreddare. Intanto prepariamo il condimento. Versiamo in un contenitore alto le foglie di basilico, una punta di aglio, metà dei pinoli, sale, pepe e abbondante olio. Frulliamo fino ad ottenere un composto cremoso utilizzando il frullatore a scatti per non scaldare troppo gli ingredienti. I fagiolini si scelgono dal suono. Quando li spezzate devono produrre un suono secco e netto. Quando li acquistate verificate che il bacello sia integro, duro e sodo e il colore verde brillante. Un altro elemento da tenere in considerazione è l'assenza di filamenti, che ne indicherebbero una scarsa freschezza. Tostiamo i pinoli rimasti in un padellino antiaderente. Versiamo le verdure precedentemente cotte e raffreddate in una ciotola. Uniamo la crema di basilico e i pinoli tostati. Mescoliamo bene. Serviamo freddo o a temperatura ambiente. I fagiolini freschi si conservano 3 o 4 giorni in frigorifero. Una volta cotti e ben coperti, possono durare altri 2 giorni. Se li volete invece tutto l'anno, li potete sbollentare un paio di minuti e congelare. In questo modo dureranno circa 12 mesi. Come per molte altre verdure, esistono diverse qualità di fagiolini, quelli col baccello giallo, verde o violaceo, oppure in diverse dimensioni, più o meno sottili, lunghi o piatti. Ci vediamo alla prossima ricetta! E ricordate, mangiamo di stagione!